ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, bentornati ancora una volta sul mio canale. Oggi ne vedrete delle belle. Sto parlando infatti di 4 biciclette entry level pensate per tutti coloro che iniziano a fare ciclismo per la prima volta. Siete infatti molti a chiedermi quale sia la bicicletta migliore per antonomasia per iniziare a fare ciclismo. Diciamo che se non si è mai fatto ciclismo ci sono due strade: o andare a cercare una bicicletta sul mercato dell'usato, ma qui è molto difficile perché dobbiamo essere molto esperti per non prendere delle sole. L'altra opzione è quella di iniziare con delle biciclette entry level. Queste biciclette sono prodotte da molte case produttrici e sono pensate appositamente perché si avvicina per la prima volta al mondo del ciclismo e ovviamente non vuole spendere una cifra astronomica, anche perché non sa quanto questa passione potrà prendere piede. Queste biciclette sono, a mio avviso, le migliori della categoria entry level. Costano poco, intorno alle 1000 euro, 100 euro più, 100 euro meno, ma soprattutto sono prodotte dalle 4 più grandi case produttrici di biciclette da strada. Quindi ragazzi, adesso bando alle ciance e andiamo subito a vedere di che cosa si tratta. La prima bicicletta che voglio presentarvi è la Canyon Endurance Alluminio 7.0. È una bicicletta abbastanza leggera, pensando al fatto che è una bicicletta in alluminio, pesa soltanto 8,4 kg nella taglia M. Come dicevo, essendo in alluminio, è una bicicletta robusta, leggera, ma soprattutto è comoda per ogni tipo di allenamento. Monta il gruppo anteriore e posteriore, leve dei freni e leve del cambio Shimano 105, quindi una sicurezza in questo campo, anche se è il gruppo più economico della casa giapponese Shimano, è sicuramente adatto a tutti i neofiti del ciclismo. Costa 1,99 euro, ma nasconde dentro di sé un'anima corsaiola. La seconda bicicletta che voglio presentarvi in questa selezione di biciclette economiche entry level è americana, appartiene al brand Jant ed è la Jant Contend 1, o come si dice in italiano, Jant Contendo 1. Stai contento? Beh, sono molto contento, grazie. Scherzi a parte ragazzi, questa bicicletta, anch'essa in alluminio, è una bicicletta molto particolare perché le geometrie del telaio la rendono molto reattiva e in particolare è una bicicletta pensata per tutti quei ciclisti che si affacciano sì per la prima volta al mondo del ciclismo, ma che vogliono stare molte ore in bicicletta, quindi una bicicletta la cui posizione è molto improntata alla resistenza. Monta il gruppo Shimano Sora a 9 velocità e non è dato sapere quanto pesi questa bicicletta perché Jant, se andate a vedere anche sul proprio sito, concettualmente non è un'azienda che si concentra, che si focalizza molto sul peso delle sue biciclette, ma è una bicicletta di tutto rispetto, in particolare una bicicletta molto economica. Bene, a questo punto è arrivato il momento di fare sul serio. Si alza un pochino il prezzo, siamo intorno alle 1200 euro, in particolare alle 1199 euro. Vi presento la Diverge E5 Sport 2018, prodotta dall'americana Specialized. Una bicicletta entry level, ma che secondo me è fantastica. Innanzitutto perché strizza l'occhio alle specialissime, ai freni a disco anteriore e posteriore, e i cavi delle guaine, dei freni e del cambio passano tutte dentro il telaio. Il telaio va bene in alluminio, quindi peserà un pochino di più, ma è un telaio rinforzato, un telaio con tubolari maggiori per permettere un uso a 360 gradi, sia su asfalto, sia su asfalto disconnesso, ma anche su quelle strade sterrate ma comunque ben tenute che qui in Toscana si chiamano strade bianche, perché la forcella e il carro posteriore sono ampliati per poter alloggiare pneumatici e maggiorati. Insomma ragazzi, una bicicletta molto ben fatta, una bicicletta robusta che vi permette di pedalare sull'asfalto ma anche sullo sterrato. Per 1199 euro io ci penserei davvero. Monta gruppo Shimano Sora a 9 velocità, ma direi che è più che sufficiente per una bici entry level che ha fatto della multifunzionalità, diciamo così, la sua peculiarità maggiore. Per ultima, ma non per questo meno importante, non poteva mancare la Trek Domain ALR4, tutta progettata in alluminio con una particolarità del telaio sul posteriore. Infatti il posteriore è l'elemento quasi più caratterizzante delle Trek, infatti hanno una geometria, diciamo così, disaccoppiata, che permette di portare questa bicicletta anche su terreni particolarmente sconnessi, rendendola molto più comoda. Telaio in alluminio, inoltre un telaio abbastanza pesante su questa bicicletta, pesa 9,4 kg, monta il gruppo Shimano Tiagra
a 10 velocità, ma una cosa molto interessante di questa bicicletta è il fatto che le guaine passano dentro il telaio. Altra particolarità di questa bicicletta è la sua posizione molto comoda, in particolare per tutti coloro che vogliono usarla magari per fare uscite molto lunghe di endurance. Insomma, per 1100 euro la Trek vi offre una bicicletta entry level da non sottovalutare. Bene ragazzi, se vi state chiedendo quale tra queste potrebbe essere la migliore in assoluto, beh, non ho dubbi. Sicuramente la Specialized è quella più versatile e per questo quella che potrebbe rispondere meglio alle vostre esigenze, ma il freno a disco, le guaine all'interno dei tubi del telaio e la possibilità di poter montare pneumatici maggiorati per poter affrontare, grazie al suo telaio molto robusto, anche terreni sconnessi, diciamo sterrati, le strade bianche, è sicuramente quella che comprerei io se mi trovassi per la prima volta a comprare una bicicletta entry level. Bene ragazzi, per questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like se vi è piaciuto davvero, ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e alla prossima, ciao!